Bene, prima di fare qualsiasi cosa ho bisogno di intonare qualcosa con questa camicia. Ottimo. Neanche oggi laboratorio. Oggi sono in giro, per l'ingiro, e se riesco passo in un posticino, Bene, ho risolto quelle questioni, adesso andiamo in quel posticino e vorrei cogliere questa occasione per affrontare un discorso che è lì da un po' e Mario di Big Rocket Project ha sollevato la questione e mi ha fatto riflettere molto. Non sto andando da lui, ma da un'altra persona che mi ha fatto molto riflettere su altre questioni. Queste questioni si incastrano e quindi vorrei tirare un po' le somme, se riesco a fare un discorso comprensibile, almeno per una volta. Bene, immagino che abbiate capito in che posticino sono andato. Abbiamo fatto del discorso pazzesco e questa cosa è l'inizio, ok? Quindi quando ritorno vi illumino. Abbiamo ricominciato! Ti mancava, il punto camera, ti mancava il punto camera. Prima di fare quel discorso là, devo fare del lavoro con il mio amico Maracas. Facciamo una demo di alcuni prodotti Nexo. Ma prima ancora dobbiamo fare un tutorial. Il mio amico Maracas deve fare un tutorial di come si lega un cavo a un palo liscio. Fa ridere questo, ma molto ridere questa cosa. Quindi adesso dobbiamo simulare questa cosa cercando un palo liscio. Usa un tubo di alluminio. Taracche! Apri anche tu un canale YouTube dove fai il tutorial. Doppia camera, pronti. Giro, doppio giro, triplo giro, quadruplo giro, tac, andiamo a 5, voilà, e il cavo è legato al palo liscio. Più tira e meno scivola sia l'uno che l'altro. Allora, provo a spezzettare il discorso qua e là durante la giornata di oggi perché ci tengo molto. Dicevamo, Mario aveva lanciato questa serie di domande sul cosa vuol dire essere maker, sulla definizione, sull'importanza dell'attrezzatura. Non vorrei entrare nello specifico in quelle domande perché c'è già il suo video. Volevo fare più un discorso personale su come la vedo io. E sono andato da Mattia perché mi piace molto il suo approccio a quello che fa, ok? A quello che fa. Ok, sono passate molte ore, stiamo facendo ascoltare questi impianti nuovi a un po' di gente e sono molto molto interessanti, non so se a voi interessano, però suonano da paura, veramente da paura. Discorso sull'essere maker,
non credo di essere un maker, non credo che le definizioni facciano per me. Vedo molta gente che si mette dei paletti inutili, ok? Non ha molto senso per me, perché quello che voglio fare, soprattutto qua con i miei video, è l'esatto opposto, cioè abbattere dei paletti e appiccicarmi una definizione non fa proprio al caso mio in questo momento. Stop. Ho fatto passare più di un giorno per arrivare alla fine di questo discorso, perché avevo bisogno di riformulare le cose. Casualmente mi sono anche confrontato con Mario di Big Rocket Project e mi ha illuminato, ok, su come raccontarvi questa cosa qua, ok? Non sono un maker dal mio punto di vista, perché questo non è questa roba qui dietro, non è la mia ambizione. Io non voglio diventare fortissimo, non voglio imparare tutto quello che devo imparare per riuscire a costruire tutto quello che voglio costruire. Tutto questo ambaradan qui dietro a me è semplicemente il mio mezzo per comunicare me stesso. Costruisco perché adesso mi piace fare questa cosa qua, mi piace un sacco, senza nessuna pretesa, senza nessuna ambizione e soprattutto senza nessuna imposizione, ok? Si fa così, non si fa così, hai sbagliato, non mi interessa, anzi, come già detto mille volte, mi interessa di più sbagliare e arrivare a una conclusione di testa mia piuttosto che studiare bene come si fa una cosa e ottenere un risultato migliore, ok? Per alcune cose ovviamente questa cosa va accantonata, non posso costruire dei letti per i miei figli con questo criterio perché poi si rompono, cadono e mi sento in colpa. Il discorso che abbiamo fatto con Mario è partito così, da tutt'altro, e alla fine mi ha aperto la chiave, cioè cosa voglio io, cioè dove voglio arrivare quando inizio a fare qualcosa qua, dov'è che voglio arrivare, ok? Io voglio arrivare a saltare sul tavolo, ok, e fare il balletto della felicità perché sono soddisfatto e posso essere soddisfatto di aver fatto una roba banalissima o complicatissima o stupida, inutile, ma devo essere felice io, senza nessuno che decida o giudichi quello che ho fatto. La cosa che in questo periodo di assenza, diciamo, mi ha frullato per il cervello di più è l'approccio che ha Mattia a tutta questa cosa qua, ok? Mattia se ne frega altamente. Se ne frega altamente. Ha un'idea, o meglio, non ha un'idea, ha un percorso che vuole affrontare, ok? E va dritto per quel percorso perché sa che è la cosa giusta per lui. Non sa probabilmente dove lo porterà questo percorso, ma lui va dritto. Secondo me questa è l'attitudine giusta. Quindi, se proprio dobbiamo appiccicarci un'etichetta, se proprio dobbiamo, facciamo in modo che questa etichetta ci renda realmente felici, realmente soddisfatti. Questo è il punto. Non è l'attrezzatura o non l'attrezzatura, il maker o il pescatore o qualsiasi altra cosa che vogliamo fare, ok? Il punto è perché lo stiamo facendo. Perché? Non come va fatto, perché? E questo perché non può essere inscatolato con un libretto di istruzioni. Non funziona. L'ho già detto mille volte, dobbiamo distinguere tra queste due cose. Quello che realmente ci rende felici e quello che pensiamo possa renderci felici. Se cadiamo nella seconda cosa, e allora ci mettiamo tutte delle regole
perché abbiamo deciso che la nostra felicità deve essere per forza quella, e quindi incominciamo a voler essere come il nostro mito, come quella persona che fa le cose, che si costruisce tutto da zero, piuttosto che ha una conoscenza di determinate cose, e quindi magari siamo spinti verso quella direzione con la speranza di ottenere qualcosa che non otterremo mai. Cercando di ritornare nelle righe di questo discorso sconclusionato, mi ritengo un ospite, ok? Un ospite di questo mondo, ok? Ma non lo sento mio fino in fondo, per i motivi che vi ho detto prima, ok? Mi piace, sono curioso, mi piace parlare, mi piace imparare, ok? Ma mi sento un ospite, prima o poi probabilmente toglierò il disturbo e andrò via. Oppure mi sentirò così a mio agio da volermi fermare per sempre. Magari troverò un motivo importantissimo per restare forever. Se posso concludere con un consiglio, ok? Non perché io sia particolarmente saggio, vi sarete resi conto che non è proprio il mio, ma perché io ci convivo proprio male con questa cosa e tantissime volte mi sono precluso delle scelte, delle strade, delle decisioni proprio per questo. Tutto quello che fate deve funzionare per voi. Se vi togliete tutte queste cose qua, arrivate molto più in fretta ai vostri risultati, alle vostre conclusioni, a che cos'è per voi la vera super iper felicità, e vi sarò felici e contenti. L'ultima cosa che mi auguro per questo progetto è quella di arrivare ad un punto dove mi sento moralmente obbligato a fare delle scelte per accontentare qualcuno o per accontentare una filosofia di pensiero o perché devo rimanere all'interno di un tracciato predefinito. Non credo che questa sia la strada giusta per nessuno, per nessuno. Io voglio essere io, con tutti i problemi che comporta questa cosa, ma è ok, è super mega ok. Direi che questo noiosissimo video può terminare qui, ok? È già il terzo video che non faccio assolutamente nulla se non andare a spasso per le montagne e chiacchierare, ma ok? Niente costrizioni, sentirsi liberi, ok? Anche se la libertà, se volete ne parliamo, ma complicato, molto, molto. Mi sento liberato, ok? Mi sento liberato. Credo che dal prossimo video possiamo partire con una marcia in più, ok? Una marcia in più. Ci vediamo presto prestissimo. Mi piacerebbe dirvi domani, ma non ne sono sicuro. Commenti, idee, riflessioni, attacchi, critiche, cattiverie, tutte costruttive però, eh? Sentiamoci potenti, ci vediamo. Se ci vediamo. Wow.